questi tre giorni sono stati un momento davvero di scoperta. E la prima cosa che abbiamo capito è che è molto difficile insegnare ad un insegnante, ma è anche vero che se l'insegnante sa che cosa cerca, diventa come un segugio e quindi non molla fino a che non ha trovato la cosa che gli interessa. Ed è una crescita personale nella quale entra tutto. E non c'è nessuna paura del nuovo, nessuna paura delle nuove tecnologie, nessuna paura di cambiare né di mettersi in discussione, perché veramente abbiamo avuto esperienze assolutamente straordinarie di insegnanti creativi, generosi, innovatori. E quindi quella è la scuola vera che si fa e che va protetta. La cosa che invece non siamo ancora in grado di fare è togliere le paure, quelle sì, le paure dell'oggi. E quello è, diciamo, il compito che un sindacato deve fare, cioè tutelare la libertà intellettuale, la libertà di azione, la libertà professionale che gli insegnanti attualmente hanno e che vogliono conservare. Noi abbiamo visto che c'è una scuola che si fa nei palazzi e una scuola che si fa nelle scuole. Quella che si fa nelle scuole è bellissima. Noi abbiamo avuto un contest con un premio che abbiamo offerto a due, diciamo, istituti. Uno che ha fatto delle cartoline vere mandate in modo multimediale e un altro invece che ha fatto un bosco didattico. Ecco, in tutti e due i casi la genialità, la passione, l'irriverenza, il volersi mettere alla prova degli insegnanti ha fatto sì che ci fossero queste esperienze straordinarie e noi siamo forti di questo, cioè noi siamo per gli insegnanti che fanno questo, questi ci piacciono.